Ultima edizione di Stadio News Studio Marco Gullà, una corsa spericolata fatta di sorpassi e controsorpassi, fatta di emozioni a ruota e che sta tenendo tutti con il fiato sospeso a qualche metro dal traguardo. La corsa Champions League regala ancora colpi di scena e dopo il 3-1 del Palermo al Milan, che era valso il quarto posto, è arrivata ieri la risposta della Sampdoria che ha clamorosamente sbancato l'Olimpico di Roma e che si è ripresa quindi la quarta posizione. Non se lo aspettava proprio nessuno, ma il Palermo non si abbatte, si rimbocca le maniche e consapevole di essere artefice del proprio destino e sa che vincendo le ultime tre gare andrà in Champions League. Aboliti quindi tutti i calcoli, tutte le tabelle, è inutile se poi la Samp fa risultato contro la Roma. Occorre vincere le ultime tre partite, occorre soprattutto vincere domenica a Siena contro una squadra che aspetta solo il timbro finale alla retrocessione in B e che quindi ha già la testa per aria. Insomma, non dovrebbe essere un'impresa sbancare l'Artemio Franchi. Fa bene quindi il Palermo a non fare calcoli, intanto è arrivata la matematica certezza di essere in Europa League. Il primo passo è stato già fatto, adesso però facciamo un passo indietro, sentiamo le dichiarazioni post gara di sabato sera. Noi abbiamo fatto bene anche fuori casa, perché anche 5 minuti a Cagliari, ribaltare un risultato significa che hai spirito, perché se no non riesci a ribaltare un risultato. Poi se su questo discorso in casa forse li abbiamo abituati troppo bene, perché a un certo punto c'era da soffrire, li ho visti un po' tiepidini, se devo essere sincero, qualche brusio di fondo. Invece i veri tifosi si vedono nei momenti di difficoltà, è troppo facile essere tifosi quando le cose vanno bene. Io anche sul 3-1 c'avevo paura, quindi cioè, paura no, però insomma la tensione giusta che ci vuole per affrontare una squadra come il Milan. E adesso rimangono altre tre partite, dobbiamo cercare di dare il massimo per cercare di fare il massimo possibile, insomma. Dobbiamo cercare di fare il massimo, ripeto. Comunque il fatto che abbiamo uno scontro diretto in casa e altri due scontri importanti ci rendono consapevoli del fatto che dobbiamo cercare di essere incisivi. Il nostro obiettivo è cercare di vincerle tutte e tre, e senza pensare agli altri, perché è normale che se vinciamo tutte e tre partite è inutile che guardiamo gli altri, perché siamo in Champions tranquillamente. Domani la ripresa in attesa di una delle partite più importanti della storia, Siena-Palermo. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.